Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorials sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Andiamo ad esplorare ora una sezione molto più interessante che viene offerta grazie all'utilizzo di alcune funzioni del mixer di Studio One. Possiamo infatti all'interno del canale basso o di qualunque altro canale splittare il segnale in maniera virtuale ed utilizzare il prisma in modalità dual mono. Per fare questo utilizziamo appunto lo splitter che farà un channel split, quindi il canale sinistro e il canale destro verranno entrambi suddivisi sui due segnali stereo. Creiamo due mix tool da mettere all'inizio e alla fine della catena. In questo modo il primo mix tool farà la trasformazione MS, avremo modo quindi di entrare nello splitter e avere il mid sul canale sinistro e il side sul canale destro. Dopodiché andremo nella pipeline, quindi di conseguenza all'interno del Maselec, slinchiamo i due canali e in questo modo potremo pilotare il compressore sul canale mid e il compressore sul canale side in maniera indipendente. Dopodiché il segnale ritornerà a Studio One. E attraverso un secondo mix tool avremo modo di ritrasformarlo in stereo. Dovremo necessariamente aumentare di 6 dB il segnale dopo la riconversione. Ascoltiamolo. Abbassiamo il segnale side, così abbassiamo il segnale mid. Aggiungiamo il side, lo comprimiamo di più. Lasciando il mid con più transienti. Facciamo caso alla compressione del side più violenta. Questo sistema possiamo aggiungere un EQ e tagliare un po' i bassi sul side. Eccezionale, indubbiamente un compressore eccezionale. Sentiamo lo stesso effetto anche sul nostro brano Trance.
concetto della definizione totale. Ricordiamoci che i compressori vintage possedevano pochi controlli per operare, tanti di questi dispositivi sono ancora oggi molto utilizzati, nonostante alcuni limiti tecnologici dell'epoca. Successivamente vennero sviluppate alcune macchine con qualche controllo aggiuntivo. L'MLA2 usa il principio del drive, come abbiamo visto, per pilotare il threshold del compressore attraverso quindi il controllo di gain input. Con questo sistema si ha un vantaggio di poter controllare gain e compressione contemporaneamente insieme, così che il livello di picco verrà influenzato minimamente, determinato quindi dal ratio che applicheremo e quindi la quantità di compressione aggressiva da applicare al file. Per incrementare quindi la profondità della compressione e di conseguenza portare in evidenza la parte dinamica bassa del mix, basterà semplicemente incrementare il gain input fino all'effetto desiderato. L'MLA2 riduce anche l'effetto di decadimento violento del gain out, che spesso viene influenzato dal ratio quando viene aumentato. Sul pannello posteriore possiamo impostare l'MLA2 attraverso la configurazione high per ottenere un effetto più controllato sul mastering e quindi i parametri saranno più delicati, mentre nelle fasi di mix e recording potremo utilizzare la configurazione low, rendendolo più aggressivo. Attenzione, ricordiamoci che questo genere di outboard lavora con impedenza professionale. Se vogliamo quindi interfacciarlo con la nostra scheda audio, verifichiamo prima che l'ingresso e l'uscita della scheda possano essere configurate sui più 24 dB. Ricordiamoci che spesso anche lo 0 dB analogico corrisponde al meno 24 dB audio. Cerchiamo quindi di farlo lavorare in un range di meno 18, meno 12 dB circa. In questo modo avremo la possibilità di usare il bypass senza dover ascoltare sbalzi di volume. L'assistenza di Prism Sound è comunque disponibile per controllare la vostra configurazione studio e consigliarvi come interfacciarlo al meglio con la vostra scheda audio e o con il vostro convertitore. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!